Buongiorno a tutti, affido la mia presenza ad un filmato perché sarei venuto volentieri lì a Napoli, però purtroppo questo sciopero dei treni e dei mezzi mi rema contro. Io tra l'altro non vengo neanche da Milano, vengo da Lodi, quindi avrei dovuto fare un pezzo in più di treni regionali e vabbè, spero che possa essere sufficiente questa mia presenza virtuale. È un video ovviamente preregistrato e quindi faccio fatica a ricollegarmi veramente e concretamente a quello che avete già detto in sala. Spero che possa essere comunque un intervento utile e opportuno. Mi ricollego direttamente al titolo dell'evento, che tocca veramente la mia sfera di competenza, no? Copyright e Creative Commons, il lavoro culturale nell'epoca della sua iperriproducibilità tecnica. Sì, perché va a toccare veramente un tema a me molto caro, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista, cioè, diciamo, della mia attività accademica di divulgazione, ma anche quella di consulente, di legale, che si occupa di editoria, di produzioni culturali, multimediali. Sì, qual è il problema di fondo? Che effettivamente l'iperriproducibilità tecnica mette in crisi il modello di diritto d'autore che abbiamo avuto per 300 anni, cioè un modello di diritto d'autore che appunto gli anglosassoni chiamano copyright, cioè strettamente legato al concetto di copia. In un mondo come quello digitale, interconnesso dell'era che stiamo vivendo oggi, in cui appunto la copia viene meno perché la tecnologia digitale sradica l'opera dal supporto su cui l'opera viene diffusa, ecco che il modello anche giuridico che si era stabilizzato e costruito in 3 secoli, perché più o meno si parla dell'inizio del Settecento, il modello di copyright, diciamo, basato sul concetto di copia, sulla distribuzione di copie, ecco che va in crisi necessariamente, perché mancando la copia manca l'oggetto su cui si fonda l'istituto giuridico, e ci si trova a confrontarsi con le goffaggini che in questi anni vediamo dal punto di vista legislativo, cioè un tentativo disperato di cercare di rianimare questo concetto di copia, cercando di riportarlo anche nel mondo di internet e del digitale, con dei risultati decisamente poco convincenti. Però questo è ancora quello che abbiamo, cioè il modello di diritto d'autore in cui viviamo oggi è ancora squisitamente ispirato al modello della rivoluzione industriale del 1700, sostanzialmente della produzione di copie e del controllo sulla produzione delle copie. Se anche andate a leggere alcuni articoli e la struttura anche della nostra legge italiana sul diritto d'autore, che è una buona legge sul diritto d'autore, benché sia molto vecchia e abbia dei problemi ormai al giorno d'oggi, appunto perché il suo impianto è abbastanza risalente negli anni 1941, però la terminologia, i concetti utilizzati sono strettamente legati alla distribuzione delle copie. E questa cosa qui non funziona più, è inutile cercare di nascondersi dietro un dito. Mi ricordo che Arturo di Corinto ad una conferenza aveva parlato del copyright come una specie di cadavere che tutti cercano di rianimare perché può essere ancora utile da un certo punto di vista, e la paura dell'ignoto, cioè dei nuovi modelli, allora diciamo spinge a cercare di riesumare, rivitalizzare ciò che tendenzialmente è già defunto, no? Mi ricorda un po' il film, non so se un film degli anni 80, Weekend con il morto, dove c'erano due ragazzotti che per cercare di farsi un weekend di bella vita andavano in giro col cadavere. Quindi, vabbè, adesso scusate, è una battuta più che altro per farvi capire il contesto in cui siamo, però la questione è questa. Quindi, venendo meno il concetto di copia, dobbiamo dar per scontato che qualcosa deve cambiare. L'altra questione è appunto legata al fatto che internet è un media completamente diverso rispetto a tutti gli altri media che abbiamo visto finora, cioè il passaggio ad esempio dalla radio alla televisione è stato già di per sé traumatico, però comunque il mondo giuridico è riuscito in qualche modo a utilizzare dei concetti che si erano consolidati per il mondo della radio, applicarli, stirarli e reinterpretarli e adattarli quindi al mondo della televisione, e più o meno la cosa ha funzionato. La coperta è stata tirata al massimo della sua elasticità fin quando arriva internet, e internet fa capire che la differenza è troppo sostanziale, il divario è troppo ampio, e quindi difficilmente si può interpretare questo media con gli stessi parametri con cui erano stati interpretati i media precedenti. Quindi questo è un discorso che vale non solo dal punto di vista giuridico, cioè ci sono tutti i vari studi legati alle scienze della comunicazione, alla sociologia, all'economia, è così, dobbiamo anche qui farci una ragione e cercare di capire
che il mondo è cambiato in modo radicale e i modelli precedenti non funzionano più, e quindi cercare di con coraggio trovare nuovi modelli per inquadrare i nuovi fenomeni legati a internet. Quindi anche lì io non sono un economista, ci sono varie teorie su i modelli di business legati a internet, difficilmente se ne trova uno, e soprattutto legato allo sfruttamento di opere dell'ingegno all'interno attraverso internet, anche perché internet fa passare un equivoco abbastanza pericoloso, cioè che ci sia una totale disintermediazione, no? Ah, tanto c'è internet, adesso chiunque, l'utente, può mettersi in comunicazione direttamente, scusate, l'autore, il produttore del contenuto può mettersi direttamente in comunicazione con il fruitore dell'opera, del contenuto creativo, e quindi si taglia fuori tutta una serie di intermediari. Sì, è vero, ma è vero fino a un certo punto, non bisogna cadere in questa ingenuità, perché in realtà internet ha degli intermediari che sono più subdoli ancora dei vecchi intermediari, perché sono cosiddetti internet service provider, sono spesso molto molto lontani e molto molto più nascosti rispetto a quello che era il modello precedente, dove c'era un autore, un editore, un distributore e un venditore finale. Si sapeva più o meno qual era la filiera, la catena, e poi si poteva anche più facilmente ricostruire la traccia dei diritti d'autore dal punto di vista economico, cioè sapere dove era stata venduta una copia e qual era la sua provenienza per portare poi i proventi all'autore. Anche in questo caso, appunto, cambia molto il mondo. Abbiamo una serie di intermediari del mondo di internet che sono molto pochi, molto concentrati in una specifica area del mondo, anche detta California, o cosiddetta Silicon Valley, che impongono le loro regole, e quindi, insomma, bisogna stare molto attenti a parlare di totale disintermediazione, perché abbiamo a che fare con dei soggetti che fanno business pesantemente sulla circolazione delle informazioni e anche dell'opera dell'ingegno. Quindi ovviamente non riusciamo in questi pochi minuti ad approfondire anche questi aspetti, però vi lancio questo suggerimento di approfondimento, e spero che vi si accenda questa lampadina. So che, appunto, visto che il tema è copyright e Creative Commons, e spetta a me, visto che mi occupo da molti anni, ormai da più di 10 anni, di licenza Creative Commons, toccare anche questo tema dal punto di vista giuridico, ma anche dei modelli di business, perché mi sembra questo sia il leitmotiv di tutta la giornata. La domanda anche qui è abbastanza delicata, cioè esiste un modello di business per le opere lasciate con queste licenze open? Bella domanda, nel senso che abbiamo il modello informatico che ci dice delle cose, perché la creatività open, le licenze open nascono squisitamente negli anni 80 per il mondo informatico, e solo negli anni 2000, con l'esplosione di internet come fenomeno di massa, diventano anche un fenomeno per in generale la creatività a 360 gradi. Arrivano le licenze Creative Commons che possono funzionare anche non solo, appunto, sul mondo software, ma quindi su tutto il resto della creatività umana, e quindi portano il modello open anche fuori dal squisito ambito informatico. Nell'ambito informatico si sono consolidati dei modelli di business e stanno funzionando molto bene, cioè basti pensare a Android, che è il sistema operativo più diffuso attualmente per il mondo mobile, ed è un sistema operativo che, anche se non del tutto, comunque è open source e quindi basato sul modello open, e quindi del business è stato fatto, ed è stato fatto con una certa convinzione, con un certo risultato. Nel mondo della creatività è un po' diverso, della creatività nel senso editoria, musica e cose del genere, è diverso, perché lì c'è l'autore che sostanzialmente sta dicendo di sua iniziativa che gradisce che la sua opera venga copiata e liberamente distribuita, e quindi trovare una remunerazione comunque legata alla distribuzione della copia è molto difficile. È vero che le licenze Creative Commons consentono hanno quella clausola che si chiama non commercial, cioè in cui l'autore si riserva lo sfruttamento commerciale, ma vi posso dire, lo dico da uno che ha un'esperienza non solo come consulente ma anche come autore che rilascia queste opere, che sì, è un modello che può funzionare, ma è molto, comunque molto difficile. Perché? Perché c'è sempre il problema che se un editore, qualcuno vuole investire in un'opera che è lasciata sotto licenza Creative Commons, deve comunque fare i conti col fatto che l'opera è sì autorizzata, comunque circolata già prima, comunque è già stata messa in circolazione dall'autore con una licenza open. Quindi chi andrebbe a comprare e a pagare per un'opera che sa che in altri canali può trovare
gratuitamente, liberamente, perché poi purtroppo si arriva ad un livello un po' più basso, no? Nel senso che la libertà, il free, inteso non più come libertà, come valore, ma come free, nel senso di gratuito. E questo è effettivamente un problema che anche qui non ha ancora trovato una risposta, cioè come nel mondo informatico ha avuto più di 25 anni per trovare, per assestarsi, trovare il suo modello di business, nel mondo del Creative Commons non si sa ancora bene come funziona. Io posso portare la mia esperienza, nel senso che io sono d'accordo con la conclusione a cui arriva Philippe Grain nella sua intervista che ho letto in questi giorni, no? Cioè che i creativi possono remunerarsi con il supporto delle persone, cioè si sposta nel mondo della creatività digitale e del mondo di internet, si sposta l'attenzione sulla vendita delle copie, sul controllo delle copie, sulla fruizione di copie, a una serie di servizi connessi all'attività creativa dell'autore. Quindi l'autore non è più colui che ti vende una licenza per lo sfruttamento della sua copia, ma colui che ti vende la sua capacità di creatore, la sua, la sua credibilità intellettuale. Io parlo ad esempio del settore mio, che è più quello della saggistica, dell'editoria tecnica, no? Io scrivo manuali relativi a questi temi di cui vi parlo anche oggi, e oggettivamente gli introiti che io ho dai libri sono veramente irrisori, anzi potrei firmare anche subito un foglio all'editore in cui rinuncio a quei proventi, ma grazie alla pubblicazione dei libri riesco a sostenere un'attività di, ad esempio, formazione, consulenza, che mi permette di vivere. Sì, questo è un caso, ad esempio, sì, è un esempio che funziona fino a un certo punto, perché ovviamente la mia attività di consulenza, e quindi l'attività autorale, è un corollario della mia attività di professionista. Certo, se uno fa il cantante, il musicista, il problema è un pochettino più delicato, però siamo sempre lì, nel senso che il cantante bravo, il musicista bravo può remunerarsi perché ad esempio viene invitato più volte a suonare o a partecipare a dei talk show, non so, sto facendo degli esempi. Non vedo altre alternative per ora. E poi, ripeto, in conclusione, cioè, il problema del diritto d'autore non si risolve semplicemente spingendo sull'adozione delle licenze open, che sono una cosa bella, però non sono la panacea di tutti i problemi del diritto d'autore. La stessa Creative Commons, se guardate, cercate tra i miei articoli su Apogea, avevo fatto un articolo, Apogea Online, avevo fatto un articolo qualche mese fa, forse nel 2012 o 2013, in cui appunto si spiegava che Creative Commons stessa, per voce di uno dei suoi massimi esponenti, aveva dichiarato che il lavoro fatto a Creative Commons è prezioso ed è arrivato probabilmente alla sua maturazione, ma non basta, perché ci vuole una rivisitazione to cure e completa dei principi del diritto d'autore. Le proposte sono varie, c'è quella di Philippe Grain, ci sono proposte, ad esempio Marco Ricolfi, il professor Ricolfi, un italiano, un giurista italiano molto esperto sulla materia, propone di passare a un copyright 2.0, adesso non ve lo posso spiegare, cercate online e troverete il paper in cui lui propone questa soluzione. C'è Lessig, c'è Fischer che propongono un diverso meccanismo di pagamento dei diritti d'autore, che poi devono essere girati agli autori sulla base di un pagamento di un flat, di una sorta di abbonamento, che poi attraverso un'analisi specifica e analitica delle opere utilizzate devono essere girati agli autori. Cioè, i modelli sono vari. Il sistema che abbiamo avuto fino oggi, basato sulla vendita della copia e il controllo della distribuzione della copia, non funziona più. Questa cosa dobbiamo farci, questa cosa chi fa business in questo settore deve farsi una ragione. Continuare a cercare di portare, di tenere in piedi questo modello, mi sembra un'attività inutile e dispendiosa che non porta a nulla, perché è un guardarsi alle spalle, un guardarsi i piedi e non guardare avanti, e quindi dobbiamo vedere un po' come il mondo dell'editoria e della produzione culturale si comporterà in questi anni. Spero di aver chiarito tutte le gli aspetti che erano stati, diciamo, attribuiti alla mia competenza. Spero di essere, insomma, non sono stato così breve, sono quasi 15 minuti, spero, vi autorizzo a tagliarlo, mal che vada poi lo metto su YouTube e qualcuno lo potrà fruire separatamente online, e vi saluto con una battuta, nel senso che un mio amico che si occupa di internet, che è uno studioso di internet, segnala che c'è un unico modo per guadagnare con internet, cioè spegnere internet e andare a lavorare. Vi saluto, grazie a tutti per avermi invitato, e mi spiace veramente non essere venuto, perché Napoli è veramente una città che avrei rivisto molto molto volentieri. Grazie a tutti, arrivederci.